Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Segnalibro. Siamo come di consueto nella libreria Iram di Renda insieme a Luca Chito e Valentina Amari. Stasera faremo un tuffo nel passato, nella seconda guerra mondiale, con i diari di un giovane soldato che ci racconta la Libia di allora, l'India di allora e le sue sofferenze di prigioniero. Avremo tanto da imparare, ma cominciamo però come di consueto con la fiaba dedicata ai più piccoli, messa in scena dall'associazione Ci Siamo. Un giorno un contadino trovò nel suo pollaio un uovo tutto d'oro e così pensò di aver visto male. Si avvicinò meglio e lo prese in mano. È proprio d'oro, d'oro zecchino. E così prese il prezioso uovo e con molta cura lo portò in casa. Anche la moglie rimase dapprima stupita, poi felice disse al marito: siamo ricchi, abbiamo una gallina che fa le uova d'oro, non saremo più costretti a lavorare. Aspettiamo ad essere così felici, non sappiamo come è arrivato nel nostro pollaio questo. Chissà come ci arriva, può essere caduto dal cielo, aspettiamo. E così, il giorno seguente, ansioso ed emozionato, il contadino entrò nel pollaio. L'uovo d'oro era là e l'uomo così tirò un gran sospiro di sollievo. Allora è proprio vero! Abbiamo una gallina che fa le uova d'oro. Dobbiamo trovarla, separarla dalle altre, così potremo nutrirla meglio. E così spiarono a lungo il pollaio e scoprirono qual era la preziosa gallina. Non ebbero più bisogno di lavorare e diventarono ricchi. Però man mano che si arricchivano, i due cominciarono a chiedersi perché dovevano stare ad aspettare un solo uovo al giorno e dicevano: certo che però con solo un uovo al giorno non è poi così tanto. Se ne facessi almeno due. Sai, secondo me questa gallina è piena d'oro all'interno, quindi noi potremmo diventare ricchi, ricchissimi, in un solo istante. E con questo pensiero in testa uccise la gallina che faceva le uova d'oro, ma trovò che dentro era fatta come tutte le galline. E così, per l'avidità di arricchirsi, perse anche la possibilità di ricevere quanto aveva ricevuto fino a quel giorno. Si va verso l'estate, ai bambini vogliamo consigliare un libro davvero divertente, si chiama Il fantasma del castello, a scriverlo Mira Lobbe. Questo libro è inserito in una collana molto particolare che si chiama L'albo d'oro del battello a vapore. Che cosa c'è scritto? La storia narra di un fantasma che vive tutto solo in un grande castello e a un certo punto il fantasma proprio sul castello mette un cartellone su cui scrive che cerca con urgenza un inquilino. Lo troverà e dovete leggerlo per scoprirlo. Intanto l'incipit della fiaba: il piccolo fantasma abitava tutto solo nel grande castello. Qualche volta si lamentava: la mia vita è così noiosa, qui non succede mai niente. Qualche volta per la rabbia pestava i piedi per terra, qualche volta batteva i pugni sul tavolo, qualche volta piangeva per la disperazione. Il fantasma triste, lo vedrete anche nelle illustrazioni, ritroverà il sorriso, vi invito a leggerlo per scoprirlo. Sapete che Paolo Giordano, autore della Solitudine dei numeri primi, vincitore del premio Strega, lui è un matematico, ha imparato le tecniche di scrittura proprio in una scuola di scrittura creativa. È stato un allievo modello, aveva il talento, ma non sapeva come farlo venire a galla, quindi come tradurre queste emozioni
in parole, vedete quanto si può ottenere, dove si può arrivare con le tecniche della scrittura creativa, le tecniche che ci insegna con la sua lezione Paola Perrelli. Buonasera, benvenuto al nostro appuntamento con la scrittura creativa. Siamo tutti narratori. È la mattina davanti al cancello di scuola, nella pausa caffè, la sera intorno a un tavolo, quando il nostro amico più simpatico esordisce con la sai l'ultima e ci racconta una barzelletta. E da queste circostanze e da altro ci rendiamo conto che il mondo è fatto di narratori. Ma pensiamo a Giulia e a Marta, due compagne di classe, e Giulia non ha potuto partecipare per un'influenza alla festa del ragazzino più simpatico della scuola. E si incontrano il lunedì mattina Giulia pretende da Marta un racconto analitico di quello che è stato l'evento mondano. E Marta prova appunto con dettagli a raccontare il vestito di lui, il vestito di lei, com'era l'ambiente, e proprio forse rifacendosi appunto ai romanzi dell'Ottocento, quelli russi, inglesi, francesi, in cui veniva ampiamente descritto il ballo, la serata del ballo, e il vestito della contessa, era dettagliato negli ornamenti, nella qualità, nel taglio della stoffa. Ma Marta, Giulia è interessata a questi particolari, ma in qualche modo vuole andare oltre, vuole sentire proprio quella che era l'atmosfera della festa, e Marta per soddisfarla deve utilizzare delle tecniche narrative, cioè servirsi di discorso diretto, indiretto, del tipo perché il discorso diretto, perché non sei di qui vicino a me. Questa era l'espressione di lui, quindi in discorso indiretto, la costruzione dei dialoghi, le descrizioni degli oggetti, dei vestiti. In qualche modo deve sforzarsi attraverso queste tecniche a far sentire, a far vivere proprio l'esperienza della festa. Pensa per un attimo anche alla barzelletta. Questo è un microgenere letterario in cui l'obiettivo finale è la risata dell'interlocutore. Ma perché sia valida questa tecnica narrativa, cioè la barzelletta vada a buon fine, è necessario utilizzare un criterio, cioè una strategia fatta di tre criteri. Il primo è quello di economizzare i mezzi, cioè non dilungarsi in parole più del dovuto. Il secondo è quello di tenere alto, sveglio, l'attenzione narrativa, guardando sempre all'obiettivo finale, che è quello della risata. E terzo è il ritmo, che deve essere preciso, modificato laddove necessario, e deve svoltare proprio il tema della narrazione alla fine. O pensiamo ancora al diario. Chi di noi non ha in un cassetto un diario dove ha confidato le proprie angosce, i propri timori, ne ha fatto dono delle emozioni, delle gioie? E se lo ritrova e rilegge frasi del tipo «oggi mi sento ansioso», «che serata magnifica», queste parole suonano anonime e generiche, perché non ci sono quelle percezioni, cioè com'era il cielo quella sera, qual era l'accoglienza in quella casa. E questo appunto perché la narrazione deve essere legata alle percezioni. Non esistono regole narrative precise, ma sicuramente quella di dirti fidati delle tue percezioni quanto scrivi è fondamentale. La narrazione appunto è fortemente sensoriale e quindi ha bisogno di incarnarsi in forme di storie narrative, anche quando pensiamo ai contenuti che vanno dati in una storia.
E questi non devono essere presentati, esplicitati come delle tesi, ma appunto dissimulati, nascosti nella carne della storia. Non dobbiamo avere paura di perdere tempo nella forma. L'obiettivo non deve essere quello di comunicare, di informare subito del messaggio il nostro lettore, con parole, magari utilizzando anche parole forbite, interplanetarie. No, il linguaggio deve essere semplice. La forma piena di dettagli stilistici, ritmici e in qualche modo visivo, perché il nostro interlocutore non è l'intelligenza ma l'immaginazione. E in base a quando vi ho detto, voglio invitarvi a provare ad inventare una storia partendo da una proposizione che vi ha detto il vostro amico mentre uscivate dall'ufficio, oppure da una frase che vi è rimasta in mente, o anche da una semplice parola. E costruiteci la storia suddividendola in 10 frasi. Ogni frase deve essere fatta di 10 parole, tenendo conto però che anche gli elementi di ortografia sono considerate parole. E siate strategici, misurate, e provate a rendere questa storia proprio come la radiografia della colonna vertebrale, in cui contate 10 vertebre, le vostre frasi. Buon lavoro! Valentina Mari, parliamo oggi di un settore della libreria tra l'altro molto frequentato, anche se noi in questo anno l'abbiamo un po' trascurato, che è quello dedicato alla cucina. Va fortissimo, vero? Sì, tanto, poi ci sono diversi periodi, però è uno di quei settori che viene frequentato molto spesso, sì. Poi a seconda dei libri che escono, però c'è sempre qualcuno alla ricerca di qualche nuova ricetta, di qualche nuovo consiglio. Vanno di più i libri di scuola di cucina oppure quelli più elaborati, quindi per cene particolari, o ci si rivolge di più ai dolci piuttosto che al salato? Allora, quest'anno soprattutto, ma è una cosa già negli ultimi tempi, vanno tanto quelli ripresi dalle trasmissioni televisive, alla Parodi, alla Clerici, quelli quando esce un libro nuovo effettivamente viene molto richiesto. Poi ci sono adesso soprattutto quelli di dolci, perché c'è l'avvento delle nuove decorazioni un po' derivanti dall'America, che c'è una richiesta sempre più continua. Sì, insomma, le torte che sorprendono, sì, no? Sì, sì, oramai si parla di cheesecake, di cupcake, solo termini inglesi, e si va alla ricerca di questi nuovi dolci, di questi nuovi gusti. Tra l'altro a Milano proprio recentemente c'è stata una fiera e un concorso internazionale dedicato proprio alle decorazioni delle torte, quindi sì, insomma appunto. Un trend in crescita. Il libro che vi vogliamo presentare stasera si chiama La cucina del buon gusto. Simonetta Agnellorni e Maria Rosario Lazzati, è un libro, sì, anche di ricette, ma soprattutto un libro che racconta il valore dei cibi e della cucina. La cucina che unisce e separa gli uomini e la cucina. Sì, infatti, no? È un po' un'indagine. Sì, è quasi un saggio sulla cucina, sull'arte culinaria. Quando è arrivato io l'ho guardato e ho detto in quale settore lo metto, perché da un lato sì, è vero, ci sono tutta una serie di ricette, anzi proprio di menù che vengono suggeriti. Da una altra è una riflessione sulla cucina, riflessione fatta attraverso i ricordi. Infatti è interessante soprattutto i vari ricordi che hanno le due autrici del passato, di come la cucina ha condizionato e condiziona la vita quotidiana. Parte appunto da quando erano piccole la Simonetta Agnellorni a Palermo, quindi la tradizione culinaria siciliana anche dei mercati, Maria Rosaria Lazzati invece a Milano, di come si è appassionata alla cucina, perché adesso lei è una maestra culinaria, un'insegnante di cucina. Quindi c'è un ricordo e quindi anche un racconto della loro vita tramite l'esperienza culinaria. I piatti che non sono soltanto gustosi ma sono specchio dell'identità di un territorio. Sì, è proprio questo, specchio della civiltà sia di un territorio che proprio della persona a sé, perché la tradizione culinaria è anche un rispetto
rispecchia la società in cui si vive e anche la famiglia, cioè proprio in tutto il libro è percorso da questo fatto della famiglia, di come viene tramandato il fatto di cucinare, di come ognuno cucina a secondo anche di come è cresciuto. La Simonetta Agnello Hornby ricorda appunto di come la mamma cercava nella cucina il punto un po' più umido dove far crescere il basilico, tenere le foglie di basilico, dove far lievitare la pasta, insomma sono tutti dei ricordi che poi uno si porta dentro e cerca anche di mantenerli. Lei quando è andata in Inghilterra ha cercato dapprima subito di mantenere questa tradizione e poi piano piano avere anche contaminazioni. C'è tutto un racconto che all'inizio del libro, tra l'altro, di una preparazione per il tè. Noi in Italia siamo abituati che il tè si mangia con il pasticcino, la torta, mentre invece in Inghilterra c'è anche tutto torrito, sì, anche di salato, quindi fanno i sandwich e altre cose tutte salate. Ha dovuto mischiare le due cose e quindi ha imparato anche a cucinare secondo quell'altra tradizione. E anche le reticenze iniziali e poi esatto, l'entusiasmo, sì, no? Nello scoprire i nuovi gusti. E poi molto importante è anche il fatto che loro riprendono un saggio sulla cucina di Savenin, mi pare che si chiami, che appunto parla di questa cucina del buon gusto, di questa cucina che fa stare bene se il padrone di casa sta bene, perché la cosa fondamentale che loro ci vogliono dire è anche il fatto che oggi un pochettino si è persa con il fatto che andiamo spesso a mangiare fuori, ai ristoranti, mentre invece avere l'ospite in cucina fa tutto un'altra atmosfera. Sì, si scelgono gli ingredienti. Esatto, sì. Quindi anche fare la spesa diventa tutto un rito molto appagante. E fanno vedere anche come impastare, tagliuzzare e fare tutte le opere manuali in cucina può essere anche una forma di evadere dalla realtà o anche di concentrarsi su altro e anche riflettere sulla vita. Quindi la cucina scaccia pensieri, è un po' questa la tesi del libro. E all'interno di queste pagine troverete, come Valentina diceva, vari spunti di riflessione. La gente si svela mangiando, è vero? Sì, anche perché ovviamente sia per i gusti e sia anche sul modo di approcciarsi al cibo, se c'è il vorace, c'è quello che mangia più piano. Rivela il carattere, insomma. Assolutamente. Poi ci sono anche i capitoli sulla cucina e gli uomini, e qua, ritorna sempre in Sicilia dicendo la spesa all'epoca la facevano gli uomini che tornavano a casa con la carne, il pesce e la donna lo doveva cucinare, però anche questo diventava un rito familiare perché nonostante l'uomo non cucinasse però dava i consigli, decideva cosa mangiare, tutta la famiglia si adoperava a fare questo, mentre invece oggi, e fa il confronto con oggi, che la spesa molto spesso fatta ai supermercati o anche su internet ha cambiato proprio questi tipi di usanze, quindi la società come è cambiata anche tramite la cucina. Quindi un viaggio all'interno della cucina, ma all'interno dei sapori, all'interno dei profumi di una cucina, ma è soprattutto un viaggio attraverso le abitudini che cambiano anche dal punto di vista culinario. Sì, decisamente. La cucina del buon gusto, Simonetta Agnello Hornby e Maria Rosaria Lozzati. Cucinare è il piacere di prendersi cura dei propri cari, trasformando il cibo in pasto per la famiglia. Cucinare per gli altri è un istinto antico e un ruolo tradizionalmente femminile. Era la donna che svezzava i figli, che sceglieva i cibi più salutari, che inventava nuovi sapori, che cucinava per tutta la famiglia, quando, cacciato o raccolto nei campi dagli uomini, era lei che si ingegnava a sfamare tutti nei tempi magri. Oggi uomini e donne lavorano e i ruoli sono intercambiabili. Cucinare non è più un dovere, ma mangiare resta una necessità quotidiana. Cucinare le ricette di casa è sentirsi vicino alla propria famiglia e parte della sua storia. Chi vive lontano dal paese d'origine prova un senso di appartenenza quando condivide un piatto casalingo con la famiglia o con gli amici, ma anche se lo consuma da solo. Cucinare distrae dalle preoccupazioni e placa l'ansia. Preparare una minestra spezzettando le verdure con un coltello pesante affilato, impastare le polpette, tutte della stessa grandezza, così cuociono uniformemente, e sistemarle in fila su un vassoio.
modellare i biscotti e disporli sulla placca da forno sono gesti che assorbono l'attenzione e liberano la manualità, come il gioco di un bambino, e consolano in un risultato concreto. Il libro che vi presenteremo stasera racconta di un dolore personale, del dolore di una famiglia, perché ha legato più generazioni, e della grande storia, la grande storia legata alla Seconda Guerra Mondiale. Si chiama I diari di mio padre, a scriverlo Gregorio Corigliano. Tra poco. Il saggio di stasera apre nuovi scenari su un omicidio, insomma, ancora per molti versi irrisolto, quello di Peppino Impastato. Il libro si chiama Impastato, anomalia di un depistaggio, a scriverlo Giovanni Russo Spena, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. È stato uno studio di 3.000 documenti condotto per anni, dove analizziamo perché un delitto politico mafioso importantissimo, quello di Peppino Impastato, è stato fatto passare per molti anni, forse per 22-23 anni, possiamo dire, come il suicidio di un terrorista che è saltato sulla bomba che voleva mettere sul tratto di ferrovia Cinisi-Terrasini. Perché questo è avvenuto? Questo è avvenuto perché, come diciamo appunto nella nostra inchiesta, che si chiama non a caso Anatomia di un depistaggio, perché è avvenuto un depistaggio immediatamente, poche ore dopo l'uccisione di Peppino, da parte di settori della magistratura e di settori dell'Arma dei Carabinieri. Settori dell'Arma dei Carabinieri che oggi ritroviamo peraltro inquisiti per la trattativa fra mafia e Stato, quindi molto in alto siamo dovuti arrivare come responsabilità. Perché questo cosa dimostra? Dimostra che la maggior parte dei delitti di mafia sono delitti politici che avvengono nell'ambito anche dello Stato, quindi di segmenti importanti dello Stato, e nascono da un sistema di relazioni fra mafia, politica, amministrazione e finanza, perché come diceva Pio La Torre, oltre che Peppino Impastato, la mafia non esisterebbe se non vi fosse il rapporto con la politica e con l'amministrazione. Beh, questa lezione ci sembra più che mai attuale oggi, e quindi è importante ristudiare il caso di Peppino Impastato e la sua uccisione, pur avvenuta nel 78, perché oggi ne possiamo cogliere l'attualità di rapporto fra mafia e politica anche in una regione come la Calabria, dove gli sprechi molto spesso sono collegati a questo sistema di relazioni mafiose. Il suo libro è, come dire, un tener vivo la memoria che invece ultimamente si tenta di far cadere nell'oblio. Certo, è importante tenere viva la memoria, perché soltanto ricostruendo una memoria storica possiamo analizzare scientificamente il presente e anche in qualche modo progettare il futuro. Quindi non vogliamo, ecco, imbalsamare la figura di Peppino Impastato, vogliamo ricostruire la sua figura per dire che Peppino Impastato è stato un'avanguardia e un promotore dell'antimafia sociale, quell'antimafia sociale che guarda ai beni, alle ricchezze dei mafiosi, che va a colpire lì, perché la mafia non si colpisce soltanto con la magistratura e con la polizia, ma si colpisce con il conflitto sociale colpendone i beni, e quindi la legge sulla confisca e sul sequestro dei beni di mafia, leggi che servono anche a migliorare la situazione dei giovani meridionali, la legge sul salario sociale, il reddito di cittadinanza, così come la lotta per il lavoro, sono gli elementi fondamentali di una ripresa di socializzazione contro le mafie, affinché i giovani non diventino una massa di manovra e un mercato del lavoro parallelo delle mafie. Il suo giudizio, dopo aver studiato le carte, dopo tanti anni, e si è soffermato su questo caso, è stata fatta piena luce o no? Adesso mi pare che con la relazione della Commissione Antimafia sul piano parlamentare, che ha avuto una grande rilevanza anche nei lavori del Parlamento italiano, e dall'altra parte con le sentenze della magistratura, grazie anche al coraggio di magistrati, donne e uomini importanti della Procura di Palermo, siamo giunti a un punto definitivo sulle responsabilità sia dell'uccisione, sia dei mandanti, cioè sia degli assassini.
Oggi si è aperto un altro capitolo che io ritengo il più importante, cioè la Procura di Palermo sta indagando appunto sui depistatori e credo che qui avremo delle sorprese importanti, nel senso che si arriverà a colpire molto in alto. Quindi è aperta questa inchiesta che parte appunto dalla relazione mia in Commissione Antimafia sui depistatori. Ecco, credo che questo sia importante perché la mafia non è solamente assassinio, ma è anche quel sistema di relazioni economiche che sta dietro gli assassini. Gregorio Corigliano, il libro I diari di mio padre 1938-1946 ripercorrono l'avventura, ma non bisogna definirla così perché chi ha fatto parte, chi è entrato e ha vissuto la guerra, ha vissuto un grande dolore, ha vissuto la stagione di un'Italia diversa e anche difficile da far comprendere oggi. Suo padre è stato protagonista di quella storia, di quella stagione, di quell'Italia che non si vuole dimenticare. Lei ha conservato per tanti anni i suoi diari, perché ha deciso proprio oggi di renderli pubblici, quindi di condividerli con più persone? Diciamo che tu hai detto protagonista, sì è vero, protagonista a suo malgrado, perché lui è partito per il servizio militare, come si faceva un tempo normalmente, perché adesso non è più obbligatorio, ma allora era obbligatorio e come è pure lungo. Lui è partito per il servizio militare nel 1938 e di fatto è tornato a casa nel 1946. 8 anni, uno mette nel conto quando fa il servizio militare che al massimo in marina duravano 24 mesi. Che poi di fatto non è vero, è tornato solo 2 volte, perché è partito per fare il servizio militare ed è stato mandato a Cesena, lui aveva scelto di fare il corso allievo ufficiale ed è stato poco più di un anno a fare l'allievo ufficiale. È tornato un Natale a casa per la licenza breve natalizia di 3 giorni e poi è tornato quando aveva finito il corso in attesa di destinazione, come accade. Le arriverà, signor tenente, la lettera a casa. Ma lui non aveva messo nel conto di finire dove poi è finito. Uno parte per il servizio militare, diventa sottotenente di complemento e pensa di essere destinato a Udine, a Trento, a Trieste, a Milano, a Roma. Invece destinazione Bengasi, Libia. Questo perché? Perché allora era Italia, essendo colonia italiana, a tutti gli effetti era Italia, e lo hanno mandato a fare l'ufficiale in Libia, a Bengasi. I primi 6 mesi che ha trascorso lì sono stati molto molto lieti per lui, perché si è innamorato di Bengasi, perché mi diceva continuamente: quando sarai più grande ti porterò a Bengasi, quando sarai più grande ti porterò a Bengasi. Non c'era Gheddafi ovviamente all'epoca. Poi lì, mentre è lì, che cosa accade? Accade un evento imponderabile, scoppia la Seconda Guerra Mondiale e mio padre si trova ufficiale dell'esercito mentre scoppia la Seconda Guerra Mondiale e non si trova in Italia, si trova in Libia, per cui diventa completamente, come dire, difficile ogni contatto umano. I primi sei mesi sono stati felici perché il periodo, anch'io ho fatto il servizio militare, il periodo del militare viene considerata l'ultima parentesi allegra, vivace della vita, perché poi subentrano i problemi. E io proprio a supportare le parole dell'autore leggo una parte del diario scritta da Antonino, questo era il nome di suo padre, in una lontana sera di settembre del 1938, in una di quelle sere calme e tranquille, una carrozza tirata da un cavallo baio si presentava alla mia porta. Agostino, il vetturino di casa, aveva fatto sentire la sua voce robusta. Lo riconobbi subito, gli consegnai una valigia e lo pregai di attendere pochi istanti. È il saluto da casa, vero? Il saluto alla partenza quando
in un certo senso allegro, partiva per fare il servizio militare, però si rendeva conto, lui, ultimo di 10 figli, quasi tutti emigrati in America, che lasciava soli i genitori anziani. E quindi questa parte, la parte romanzata, perché lui lo scrive una parte romanzata perché comincia a scriverlo nel 41 mentre era prigioniero, non sono arrivato a dire che era prigioniero, e va indietro con la memoria alla sera che è partito per il servizio militare. Ma mi rendo conto di non aver risposto alla tua domanda iniziale, non per cattiveria ovviamente. Io ho deciso di pubblicarli adesso per una serie di motivi. Primo, perché onorare il padre, io ho ricevuto tanti messaggi, perché nella mia vita di 30 anni trascorsi in Rai evidentemente ho qualche amico, me lo sono pure fatto. C'è stato uno che mi ha mandato un messaggio: onorare il padre è il più nobile dei sentimenti della vita, il resto è tutto artificio delle insensatezze del nostro tempo. Ma tu dopo quanto tempo hai riletto questi diari? Io ho cominciato a leggerli quando avevo 15 anni, 14 anni. E non ci sono riuscito ad arrivare alla fine, perché ogni 3-4 pagine... Insieme ai diari ci sono anche delle foto, questa bellissima scelta per la copertina che restituisce l'immagine di un giovanissimo soldato in Libia. E certo, a 22 anni lui era... faceva la guerra. Prima era uno scherzo, poi invece quando è scoppiata la guerra ha dovuto difendere l'Italia e difendersi contro il nemico. Tutti sappiamo, per aver studiato chi più chi meno la Seconda Guerra Mondiale, ai miei tempi non si arrivava mai alla Seconda Guerra Mondiale perché finiva l'anno scolastico e l'insegnante diceva fermiamoci alla prima. Adesso si studia un pochino la Seconda Guerra Mondiale e questo è utile, questo libro, per capire da chi l'ha vissuta dall'interno che cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale. Per lui la scrittura era anche terapia del dolore, riuscire a superare e a lasciare impresso sul foglio con l'inghiostro quello che accadeva, lasciare traccia, certo, no? In un momento in cui era difficile vedere il futuro, non avere i contatti con la famiglia, avere un mondo chiuso, no? Come ha scritto uno dei tanti colleghi che ha recensito il libro, finita la guerra e fatto prigioniero, la sua arma è diventata la penna. E devo dire che questi diari, che sono scritti regolarmente a mano con il pennino, con l'inchiostro intinto, perché allora non c'era... E tu li hai anche... E li ho fatti vedere. Sì, sono stampati nel libro. Perché non c'era la penna biro, non c'era la penna stenografica. Una calligrafia bellissima, quindi non hai avuto difficoltà nel tradurli. L'ho voluto mettere apposta per far vedere che esistono, perché qualcuno magari pensa non esistono. Allora, scoppia la Seconda Guerra Mondiale, lui difende la patria perché era lì per difendere la patria e non si è rifiutato di difendere la patria, quindi attaccava anche lui il nemico, sparava, come si vede dalla foto di copertina, ma anche dalle altre foto che ci sono, convinto di fare il suo dovere. Perché? Perché per lui il dovere innanzitutto, il dovere lo ha chiamato ad andare in Libia, è andato in Libia, il dovere lo chiamava a fare il militare, ha fatto il militare. Il dovere lo chiamava a difendere la patria, ha difeso la patria. Quando si è reso conto che era una pazzia quello che era accaduto, non esita a chiamare pazzo Hitler per tutto quello che è successo, l'Italia perde la guerra e lui da ufficiale, come dire, un tantinello importante perché si dava da fare, era uno molto 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 energico, viene fatto prigioniero e viene mandato dalla Libia in India. C'è la descrizione del viaggio avventuroso per andare a Bengasi, a Bombay e poi a Yol nel campo di concentramento, ma non avrebbe mai messo nel conto i patimenti, le ristrettezze, le sofferenze, il significato di stare chiuso in un campo, in un reticolato, in una capanna alla meno peggio con 6 persone dentro, e soprattutto non avrebbe mai messo nel conto che sarebbe stato
prigioniero per 5 lunghi anni. E anche i giorni di festa, Pasqua 1945, la quinta di prigionia. Ma com'è possibile che il tempo debba scorrere così uniforme, mentre il mondo è tanto diverso? Ma quante novità e quante cose aspettate. Dopo neppure un mese di una grande offensiva lanciata dagli alleati, gli eserciti di queste nazioni si sono addentrati nel cuore della Germania con una velocità che ha semplicemente del magico e del meraviglioso. La speranza che non si perde è l'entusiasmo, cioè, quindi la fibra dell'uomo nella grande storia. Non c'è dubbio, la speranza non l'ha mai persa. E per non perdere la speranza ha usato come arma la penna per scrivere, ma ha letto tantissimo, perché il tempo altrimenti non passava mai, era un prigioniero, un carcerato tra virgolette, non sapeva cosa fare e si inventava il giardinaggio, si inventava la crescita dei pulcini, si inventava le commedie da presentare e da recitare con gli altri soldati, con militoni o ufficiali all'interno del reticolato, dove in qualche maniera avevano allestito un teatrino. Insomma, doveva pur passare il tempo. E soprattutto però, e lui lo dice nella parte in cui produzione i diari con il giorno, l'ora esatta, era la mancanza di rapporto e di contatto con la famiglia alla quale lui era molto legato. E quando ogni 6 mesi gli arrivava una lettera, era felice, perché oggi, 1° agosto 1944, mi è arrivata una lettera dei miei genitori, che era del gennaio, ed era come se fosse freschissima. E io lo capisco questo, perché avendo anch'io fatto il servizio militare, la lettera che ti arriva da casa, io l'ho fatto nel 1970, non c'erano i telefonini, non si poteva manco telefonare dall'interno della caserma. Per telefonare a casa dovevi andare libera uscita e telefonare. Ma non è che ci fossero molti, tanti telefoni anche nel 70, figurarsi nel 1940, telefono, non quello telefono. E arrivava sta lettera e lui la leggeva 10 volte, perché per avere l'altra doveva aspettare altri 6 mesi, perché non si è mai capito che giro facesse sta lettera, sta cartolina da San Ferdinando, il mio. Quindi il suo le parole paese. Che aiutano a vivere, le parole che danno speranza, sì. Le parole che danno forza. Allora, quanto ha contato questo suo amore per la parola nella tua vita poi professionale? Devo dire che ha contato moltissimo, altrimenti non avrei reso pubblici questi diari che per un lungo periodo mi sono apparsi e sembrati soltanto intimi. In effetti, rileggendoli e facendoli leggere alle mie figlie, mi sono reso conto che era giusto che gli altri sapessero non tanto ciò che ha sofferto un calabrese di 22 anni partito per il servizio militare e tornato 8 anni dopo a casa, ma quanto perché la gente si rendesse conto che nella nostra regione ci sono stati uomini come mio padre, ma ce ne sono stati tanti altri, che hanno fatto il loro dovere, che hanno fatto sacrifici per tirare avanti, hanno difeso la patria, si sono resi conto che poi l'avventura della vita doveva comunque continuare, e tutto questo ha contato in termini non solo di sentimento, ma soprattutto di esempio per la vita futura. Allora io amo dire nelle varie presentazioni che faccio che i giovani in particolare, ma anche gli anziani, devono rendersi conto, i giovani per loro, gli anziani per i loro figli, che, come dicono gli inglesi, the future is in the past, il futuro è nel passato, e se non si apprezza il passato non si può costruire il futuro, e questo vale anche per la vita politica italiana e calabrese. Grazie a Gregorio Corigliano. Allora, i diari di mio padre, 1938-1946, Luigi Pellegrini editore, la prefazione di Vittorio Zucconi. In chiusura vi ricordo la nostra pagina Facebook, grazie per i commenti che lasciate, aspettiamo ancora le vostre segnalazioni e io vi lascio come sempre con la classifica dei libri più venduti della settimana.
Decimo posto per Hunger Games di Collins, edito da Mondadori, scivola al nono posto Maigret, la signora Charles di Simenon, edito da Adelphi. Ottavo posto per L'ultima fatica letteraria di Henry De Luca con Il torto del soldato, edito da Feltrinelli. Hunger Games, il canto della rivolta di Susan Collins, il terzo libro della trilogia dispotica ideata dalla scrittrice statunitense che in pochissimo tempo ha appassionato milioni di lettori e si colloca al settimo posto. Sesto posto per Leonie di Sveva Casati Modignani, saghi ed una famiglia e dei suoi misteri. Quinto posto stabile Niccolò Ammaniti e i racconti d'esordio letterario con Il momento è delicato, Fulvio Evans, Se ti abbraccio non avere paura. Al quarto posto perde qualche posizione, giochiamo ancora, di Alessandro Del Piero, il libro icona del calciatore che si posiziona al terzo posto. Dopo lunghi mesi lascia la guida della classifica Fai bei sogni di Massimo Gramellini, che occupa la seconda posizione, il libro dedicato a chi nella vita ha perso qualcosa. Le carte segrete di Benedetto XVI, il volume intitolato Sua Santità, saggio che svela il retroscena della Chiesa e che conquista il primo posto.